Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale Spalancamente. Oggi puntata dedicata alla gelosia, un mostro dagli occhi verdi. Sto parlando di Otello di William Shakespeare. William Shakespeare è nato a Stratford-upon-Avon il 26 aprile 1564. Terzo di 8 figli, apparteneva a una famiglia agiata. A 18 anni si sposò con Anne Hathaway, di 8 anni più grande di lui, da cui ebbe 3 figli. Nel 1592 cominciò a ottenere i grandi successi teatrali che l'hanno reso immortale. Ricordiamo Giulio Cesare, Amleto, Troilo e Cressidra, Tito Andronico e molti altri. E si dedicò anche alla composizione di alcuni poemi. Intorno al 1611, dopo un lungo tour teatrale a Londra, ritornò a Stratford, dove morì il 23 aprile 1616. Otello è il protagonista della storia, è un generale dell'esercito veneziano, chiamato anche il Moro, per via della pelle nera. Ucciderà Desdemona per un pettegolezzo non vero. Desdemona è la moglie fedele e devota di Otello, è l'unica anima innocente di tutta la storia, verrà uccisa da Otello per un pettegolezzo non vero. Cassio, luogotenente di Otello e suo amico fidato, farà di tutto pur di non scatenare la furia di Otello, ma con poco successo. Iago è il cattivo che insinua il male negli altri e lo fa fiorire. È lui che spinge Otello ad uccidere sua moglie. Emilia, moglie di Iago, dama di compagnia di Desdemona, verrà uccisa da Iago per aver scatenato ingiustamente questa tragedia. È la storia di Otello che è al servizio della Repubblica Veneta per comandare l'esercito veneziano contro i turchi nell'isola di Cipro. Otello è in viaggio con Cassio, suo fidato luogotenente. Arrivati a destinazione scopriranno che la flotta turca è stata distrutta da una tempesta. Intanto conosciamo gli altri protagonisti, Iago che scorta con loro sua moglie Emilia e la moglie di Otello, Desdemona. Si scoprirà che Otello e Desdemona si sono sposati in gran segreto e che Iago ha in mente un piano malvagio per separarli. Iago con la moglie Emilia faranno credere ad Otello che Desdemona ha una relazione extraconiugale con Cassio. Otello, accecato dalla gelosia, la uccide soffocandola con un cuscino. In quell'istante entrano Emilia, che subito confessa ad Otello che in realtà Desdemona non l'ha mai tradito, ma viene subito fatta fuori da Iago. Otello, non potendo vivere senza la sua amata Desdemona, si uccide e si accascia vicino a lei. L'opera di Shakespeare si conclude con Iago che viene portato in prigione, mentre Cassio prende il posto di Otello nella Repubblica Veneta. Titolo originale: The Tragedy of Otello, The Moor of Venice. È una tragedia di Shakespeare scritta agli inizi del 1600. Oh, guardatevi dalla gelosia, mio signore, è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. Beato vive quel cornuto il quale, conscio della sua sorte, non ama la donna che lo tradisce, ma o conta i minuti della sua dannazione. Chi ama e sospetta, sospetta e si strugge d'amore. Iago ad Otello, atto terzo, scena terza. Ci sono stati diversi adattamenti cinematografici di Otello, tra i più famosi possiamo ricordare 1986 Otello, regia di Franco Zeffirelli con Placido Domingo, 1995 Otello con Kenneth Branagh
e 2001 ho come Otello adattamento moderno del dramma di Shakespeare. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ogni volta comunicherò l'ora del video da vedere su YouTube. Attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video. Amici, non mi resta che augurarvi buon divertimento, buon ascolto, a presto!